Dove? Devo andare a casa di Tensugri. A chi? A Don Perignon.
Lo sto cercando perché mi hanno detto che era in cimitero, che andava un po' in città, come sono arrivato io ci potrei andare. E ne ho approfittato per tanto gli amici. Ah, per chi non la... Sono i inquilini. Per chi? Quelli delle case popolari, quindi io sono pure di tentato. Ah, ma allora, adesso quando morirei ti metteranno lì. A chi a voi? No, a tu i voi. No, no, che ho già scritto già nel testamento. Quando si muore più di noi, vuole essere sepolto nella sua vigna, a incito a Carrara, prena che Dio. Prena. Tutti vogliono che lo spirito vada in cielo, io no, voglio restare sotto spirito, a tipo carente, andà. Oh, 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 Dio, Dio, Dio. Il prete è quello, perché cosa stavi cercando? Il prete lo stavo cercando che ha mi stato confessare. Che cosa? Ho entrato due dei comandamenti. Quale comandamento? Il più brutto, quello che dice non desiderare la roba ad altri. Ma cosa desiderate? Desiderato? Soldi? Aspetta, soldi. Una macchina? No. Una casa al mare? No, 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 io ho desiderato la cantina sociale di Mogolo. Ah, perché mi hanno dato i soldi? No, no, ma su più chi c'è lì? Mi sono sognato lì, un costumino dal bando, camici piantati dentro quei bastoni pieni di pina di pullizia, là. Le rende più bella, grazie, cosa bella, ma che tu me la metti là, un pensiero che mi affligge tutte le notti. Eh beh, bel pensiero, bello, bello. Questo è per dire in testa. Ma vai. Ho visto con la fine un morcerino, mi stracca tanti denti, mi cuore ci decino, non tu vai. Tu non hai capito cosa ti ha spinto a bene a te. No, non mi spinge nessuno, sono lontano. Tu gioca, te lo ricordi che il vino uccide lentamente. Ma dovresti non diventi. Ma vai, la tranquilli. Anzi, se me lo fai un piacere. Che cosa? Mi fai scendere la braccia a te. Uomini e donne. Uomini. Scendi un po', come tu puoi abbracciare le donne di Giuliano Centaio, lo posso abbracciare? No, vieni qui, dai, vieni qui, ma alla sua età ancora queste cose, c'è una su alto. Ma cosa c'hai? Colpa di mia moglie. Cosa ha fatto tua moglie? Ma com'è bella che la Ma cosa ha fatto tua moglie? Mia moglie praticamente ha sentito di quella donna. Che si va ha sentito di quelle, di quella lì che ha messo due pastiglie di piagra nel vino al marito, quanti tempo fa? Mia moglie ha preso, mi ha messo 10 pastiglie di piagra nel vino. Ma lei ha messo 10 pastiglie di piagra nel vino, ma perché? Mi ha messo 10 pastiglie di piagra. E io me le do tutte e tutte, mi ne rendi conto. E lui ha messo 10 pastiglie di piagra col vino, e non è stato male. Ma è stato meglio in vita mia. Appoggiato vita mia, ti dà quello che te la senti, ti dà quello che non sul letto. Si dà un bloccato su lei, siamo rimasti 3 giorni facendo quello che non facevamo da anni. Eva! Non ci viene più se non gliene levava. Ma non c'è queste cose, Dio, dai! La vicina di casa mi ha preoccupato. E allora? È venuta a controllarci e passare il tabù. Ma cosa, la vicina? E di una del vincano, tu vuoi dobbiamo mangiare il coppa in domo, ma ti piace anche lì. Ma dai! Ti vuoi rimasto due testimoni di cielo. E allora? Quando ti comprendiamo ti andiamo a buddista. Ma che religione? Ti dobbiamo cambiare la casa. E comunque ci facciamo un bel brindisi a tutte le donne. Ma noi gli piace carabinieri, sì, no, no. Sono lì carabinieri, no, e fanno casa. Ma bonita. C'è di una zia guardina. Che ripensi noi? Due carabinieri proprio nella piazza, ci siamo stati, non si fa brava. Facci che mi fai che stava lì. Mi prima che si avvicina uno dei tuoi, una ragazza. Abbiamo bevuto, La punata è ovuna, Ma no, ti ritorno il signore, è vero? Favorisca la patente immediatamente. Sai che la patente non mi vengo, Ascolti, non parte allo spiritoso e mi dia la patente. Oh, ma mi sa che ti rendi in giro, se avete incontrato tu per rendersi. Allora, c'è la patente. E tu vai in giro a guidare senza patente. Se la pongo, non lo so. Ma che avete fatto se c'era la patente? Che tu fammi. Fatti mandare, scenda un attimino che facciamo la prova del palloncino. Allora, il palloncino per vedere se fa la patente. No, che ti fai tu? La prova del palloncino, mai facendo. Se lì è ubriaco. Quello fa io prima di una ruta, sono ubriaco come sto morendo. No, signore, dobbiamo vedere il fatto alcolico. Uno mi arriva da là. Tanto dica su palloncino mi ci casticchi un buco. Dice, ha messo su anno. Che ti ha visto un casino. Si scoppia su palloncino, uno che scarabinesce qua, fumo esso per cazzo.
Sant'Anna si arruca a te. Io non ho niente in carrozzino che sta zitto, per pisciare gamba gamba e guardare a scappare a casa. Basta, Cristina. Basta, carabinieri, vieni a posto, ma non ci rubo. Ma devo toccare anche questa, non un altro più che sono. Ma no, venga con noi, con noi. Ma chi sta già parlando a tu? Oh, sì. Basta, comunque, salute se non vi è prima la Aspetta, non è che non vuoi restare lì a fare il bagnetto. Vedi la gara, finisce il sabato che sei partito.